Buongiorno dal telegiornale di Toscana TV. Oggi giornata importante per Firenze perché proprio in città metropolitana, a Palazzo Medici Riccardi, si è parlato di grande Firenze, di sviluppo e infrastrutture. Ma ci racconta tutto Rachele Campi perché è stata la presente. Ciao Rachele, buongiorno. Buongiorno Dario e a te e a tutti i telespettatori. Andiamo verso la grande Firenze, è quello che ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, che questa mattina ha tenuto una conferenza stampa qui a Palazzo Medici Riccardi, dove erano presenti altri 12 sindaci dei comuni della città metropolitana insieme per fare squadra. Il sindaco Nardella ha parlato dell'area della città metropolitana come un'area che comunque è eccellente per quanto riguarda l'esportazione. La sua volontà qual è? E anche ovviamente quella dei sindaci, è di creare una sinergia, di unire le forze per quanto riguarda diversi campi. Ha parlato della mobilità, ha parlato dell'urbanistica, ma non solo, anche dell'ambiente, ha parlato di quanto sia importante il sistema tranviario per collegare appunto tutti i comuni che gravitano anche intorno a Firenze, ha parlato di turismo e ha parlato di famiglie. L'unione in sostanza fa la forza e tutto questo sarà possibile grazie a un'associazione intercomunale. Ne ha parlato appunto ai nostri microfoni e chiedo alla regia di inviare l'intervista che abbiamo realizzato al sindaco e vi restituisco la linea. Devo dire un incontro davvero eccellente per il clima di collaborazione e di consapevolezza del fatto che ora più che mai, dopo il Covid e le conseguenze economiche e sociali, l'Unione fa la forza. Abbiamo deciso di avviare un percorso per realizzare un'associazione intercomunale e mettere insieme una serie di funzioni, dalla mobilità alla pianificazione strutturale urbanistica, alla sicurezza urbana, alla promozione economica per attrarre investimenti e creare posti di lavoro, all'ambiente, ai servizi, alle famiglie in ambito scolastico. Si tratta quindi di partire in modo concreto, cominciando non da formule astratte, politiche, generali e fumose, ma da strumenti molto precisi e servizi che vogliamo dare ai cittadini e alle imprese. Questi 12 comuni rappresentano un'area omogenea, urbana, dove le infrastrutture e la mobilità sono fondamentali. Pensiamo alle tranvie, pensiamo a tutti gli altri servizi di mobilità, alla viabilità. Ed è anche un'area economicamente molto forte, una delle più forti d'Italia in termini di export, di manifattura, di servizi e di internazionalizzazione. Dobbiamo quindi giocare tutte le migliori carte che abbiamo, sfruttando questo momento assolutamente favorevole a mettere insieme le forze, e passo dopo passo, senza voler correre, ma con i piedi per terra e in modo estremamente concreto. Per questo abbiamo individuato l'associazione intercomunale come diciamo, meccanismo semplice ma efficace da mettere subito in campo. Nelle prossime settimane porteremo nei nostri 12 consigli comunali un documento di base che contenga questi aspetti e la bozza del regolamento dell'associazione intercomunale. Mi sento di dire, dopo tanti tentativi fatti negli ultimi anni, che questo è davvero quello giusto e che questa è la volta buona. Forse anche la crisi del Covid ci ha reso più consapevoli e ci ha spinti a lavorare insieme, mettendo da parte anche certe, come dire, comprensibili competizioni tra sistemi, perché ora più che mai dobbiamo essere uniti e dobbiamo dare slancio ai tanti temi, alle tante sfide economiche e sociali che abbiamo di fronte. Ed apriamo la pagina di cronaca. Marketplace telematici usati dai cybercriminali per commercializzare banconote false di vario taglio e anche i documenti d'identità. È quanto scoperto dalla Guardia di Finanza di Firenze, che oggi ha sequestrato e oscurato su disposizione del Jeep Zampaoli 20 canali tematici. Le banconote vendute in grandi quantità sono state trovate dagli investigatori sia in Italia che all'estero. Le banconote false potevano essere acquistate partendo da uno stock
stock minimo di 300 euro a un prezzo di circa il 10% del valore nominale. L'indagine ha messo in luce un ammontare che si stima su base annua di circa 2 milioni di euro di banconote contraffatte commercializzate sul web. Ed apriamo invece la pagina dedicata ai dati del Covid di quest'oggi. Sono 67 i nuovi positivi nella nostra regione, altro giorno sotto le tre cifre, tamponi molecolari 6.232, i rapidi 9.264, il tasso di positività è dello 0,43%. E sempre per quanto riguarda la cronaca invece, sono stato io, sì, l'ho uccisa, ma non ero andato lì a casa per farlo. Questa è stata la confessione, secondo quanto riferito dal dirigente della squadra mobile di Pisa, Fabrizio Nocita, di Francesco Lupino, il tatuatore originario di Fucecchio, arrestato il 23 marzo scorso per l'omicidio di Cristina Novak, la 29enne ucraina scomparsa a novembre. E invece noi ci spostiamo a Prato, dove a Lungo Bisenzio, lo stradio, si tornerà ad occuparsi della semina del Prato e sarà uno dei maggiori esperti del settore a farlo. Sarà Eleonora Barbieri, ci racconta tutto. A fine giugno i papaveri, i fiorellini di campo e l'erbaccia che da troppo tempo caratterizzano il campo di gioco del Lungo Bisenzio saranno eliminati con un primo intervento di diserbo e arieggiatura, a cui seguirà tra fine agosto e settembre la trasemina di due tipi di erba per dare alla società che prenderà in concessione la struttura un campo di gioco adeguato per la Serie D per un costo di 30.000 euro più IVA. L'intervento sarà a cura della Galardini Sport di Pistoia, azienda che si occupa di manti erbosi sportivi ad altissimi livelli e dovrebbe anche risolvere i problemi di ristagno di acqua verificato in qualche punto del quadrilatero. Durante l'estate saranno sistemati anche gli spogliatoi, gli impianti e tutti quegli elementi necessari a ottenere il via libera dalla Commissione per il Pubblico Spettacolo. Questo per dare al nuovo gestore, che uscirà dalla procedura pubblica, un impianto pronto all'uso. Poi, ad attività ripresa, si penserà a risistemare la copertura della tribuna spostando il pubblico negli altri spalti presenti. Il costo totale degli interventi, che sarà sostenuto dal Comune di Prato, si aggira attorno ai 400.000 euro. Il serrato cronoprogramma dei lavori che ridarà alla città il suo stadio dopo 4 anni di chiusura, legata prima ai lavori di messa a norma e poi alla rottura dei rapporti tra il Comune e la precedente dirigenza del Prato Calcio, è stato presentato questa mattina nel corso del sopralluogo congiunto delle commissioni 3 e 5 presiedute rispettivamente da Paola Tassi e Rosanna Sciombata a Lungo Bisenzio. Inizierà lunedì prossimo lo sgombero del materiale vario lasciato dall'ACI Prato dentro l'impianto dopo il tumultuoso addio di 3 anni fa. La società ha dato la liberatoria a ulteriore prova dell'inizio di un nuovo corso nei rapporti con l'amministrazione comunale. La cosa veramente importante è che questa struttura possa ripartire, perché il vero danno per una città e per una struttura in sé è che le strutture siano chiuse. Ed apriamo invece il capitolo dedicato al Corecom. È stato presentato il nuovo concorso per videomaker. Rachele Campi. È stato presentato il bando di concorso per videomaker Toscana in Spot 2021 Ritorno al Futuro, indetto dal Corecom, il Comitato Regionale per le Comunicazioni, per il conferimento di premi ai migliori spot video realizzati sul tema della Toscana che vorremmo vedere nel 2050. Si tratta di una iniziativa per consentire soprattutto alle nuove generazioni di esprimere la propria visione dello sviluppo della nostra regione dal punto di vista sociale, culturale, economico, ambientale. Saranno premiati i 3 migliori spot audiovisivi realizzati da videomaker e autori residenti in Toscana. Questo bando prevede la possibilità di offrire ai filmmaker che vorranno partecipare la possibilità di vedere la Toscana nel 2050, quindi di dare massimo sfogo alla creatività, alla fantasia e all'immaginazione, che è poi libertà. E allora pensare a come noi viaggeremo, a come noi costruiremo le nostre città, a come noi lavoreremo. Molte cose con la pandemia hanno modificato il nostro sistema di mobilità, di cultura, di comunicazione. Ecco, probabilmente quando costruiranno lo spot della Toscana nel 2050, queste cose faranno ricchezza
del progetto della Toscana. Ringrazio Enzo Brogi che subito ha accolto questa sfida, ha deciso come Corecom di lanciare l'idea di premiare i migliori filmati che possano rappresentare quella che sarà la Toscana del 2050. Io mando un appello a tutte le ragazze e ragazzi toscani, partecipate, date il vostro contributo. Grande novità per l'ecologia della città di Firenze, è stata inaugurata infatti ieri la seconda stazione Olli per il recupero degli oli esausti. Il servizio. Con questa seconda installazione da parte di Alia Spa e di Eco Energy diamo un'opportunità in più ai cittadini, in questo caso al quartiere di Gavinara, di poter smaltire correttamente gli oli esausti. Però per davvero rispettare il nostro ambiente, il pianeta in cui viviamo, l'impegno deve partire dalle nostre case, dal momento in cui produciamo i rifiuti. Ecco che allora anche per gli oli esausti, che se smaltiti nel lavandino producono dei danni ambientali enormi, diamo questa opportunità di depositarli qui in modo tale appunto da poterli smaltire e rigenerare correttamente. In piazza Bartali a Gavinara, nel comune di Firenze, nel piazzale del centro Unicoop, arriva la seconda stazione Olli. Olli, nato dall'idea di Eco Energy, entra grazie alla sinergia con Ale S.p.A. e col comune, sempre più nelle case dei cittadini, un servizio gratuito per promuovere la raccolta e il riciclo degli oli utilizzati nella vita di tutti i giorni. Come funziona? Se sei nel piano di Firenze Città Circolare con chiavetta basta quella, altrimenti con la tessera Olli da richiedere. Ci si reca alla stazione con il cestino di olio pieno che ne raccoglie 3 e si scarica. La raccolta dell'olio è un'attività un po' particolare da fare nelle famiglie. Questo sistema consente di avere uno strumento, che è questo bidoncino, questo secchiello, che dà modo alle famiglie di farlo senza trovare troppe difficoltà. Perché Olli è un progetto che nasce dalla Toscana, ma è richiesto in tutta Italia e sta riscuotendo un grande successo. Questo sistema, nel quale io ho sempre creduto fino dall'inizio, perché aveva dimostrato di intercettare veramente i quantitativi di olio, perché va incontro al cittadino. Il cittadino non deve dover andare mezz'ora a cercare un'isola ecologica in macchina con la bottiglia unta, cioè va a fare la spesa, si porta il suo bidoncino e prende quello nuovo. E questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Buona giornata a tutti, restate su Toscana TV.